possa accettare, tu sia venuta e ti liberai. E sono solo per te! Luciano, come andare su questo? A nome della rappresentante di Angelo! D'amore e di bellezza rara, l'esercito di liberazione è pronto a partire! Angelo! Padrone di casa, vieni qua, avvicinatevi. Buon pomeriggio, avvicinatevi, grazie per questa accoglienza così calorosa, per questo momento che avete voluto dedicare a Cateno De Luca, al camper della libertà che arriva anche qui, arriva a Floridia, quasi al termine di quella che è una lunga campagna elettorale che ci ha visto in giro per l'Italia, ci ha visto girare la Sicilia, provincia per provincia, comune per comune, così come siamo abituati a fare. Siamo stati tra la gente e con la gente, piazza dopo piazza, incontro dopo incontro, per parlare del nostro progetto di libertà, un progetto che l'8 e il 9 giugno deve vederci protagonisti e deve vedere protagonista ancora una volta Cateno De Luca. Quello che oggi vi chiediamo è un supplemento di fiducia, vi chiediamo ancora una volta di avere fiducia in Sud Chiama Nord, in Cateno De Luca, nell'azione amministrativa che abbiamo portato avanti, nel progetto politico che abbiamo costruito e che avete visto crescere anche voi. Ecco cosa vi chiediamo l'8 e il 9 giugno, e quindi ovviamente di votare libertà, questo progetto che tra l'altro vede in campo uomini e donne che rappresentano il territorio. Non abbiamo scelto candidature di rappresentanza, ma abbiamo scelto, e loro hanno scelto noi, uomini e donne che conoscono il territorio, che vivono il territorio e che più di tutti gli altri possono portare la nostra e la vostra voce in Europa. Detto questo, io vorrei subito in apertura dare la parola per un saluto ovviamente a Salvo Burgio, già vice sindaco di Floridia, tra i consiglieri più votati di sempre nel comune, quindi una presenza il più votato, sì, e quindi insomma una presenza che è importante, che oggi ci accoglie qui a Floridia. Grazie intanto a tutti gli amici che devo organizzare dopo un po' di tempo, sol perché ci lega un'amicizia fraterna a Edi e quindi anche a Cateno, non era semplice, ma la gente, caro Cateno, questa è la nostra gente, la gente di Edi e la tua gente, perché Non è semplice, non è facile. Sono in una campagna elettorale che insieme al coordinamento cittadino composto da me, dal professore Sequenzia, da Luigi Di Pietro, dal dottore Paolo Teodoro e da Antonio D'Aquino, insieme all'amico qui presente
Roberto Cetullio, e alla nostra consigliera comunale, caro Edi, la dottoressa Garro sarà consigliera comunale a Siracusa, ma è floridiana. Quindi, e a tutti gli amici che vedo qui presenti, che materialmente stanno dando la loro testimonianza. Caro Cateno, prenderemo voti anche a Milano, quel signore vota a Milano. E devo essere, come si suol dire, contento perché questa campagna elettorale è una campagna elettorale difficile, è una campagna elettorale dove siamo stati oscurati e quindi si sono utilizzati quei mezzi alternativi che materialmente oggi sono i social. Infatti ogni mattina Cateno di buon mattino ci dà la sua pillola quotidiana. E dopodiché poi oltre alla pillola quotidiana c'è anche quella pomeridiana e c'è anche quella serale. Poi ci sono anche le cazziate di Cateno, però devo essere sincero, è vero, ecco, a differenza dico, di uno che un po' di politica un po' l'ho masticata, è vero, è una persona, come si suol dire, che dice pane pane, vino vino. E da questo punto di vista sono contento che finalmente Edi abbia fatto questo tipo di scelta. Come ti ho sempre detto, la dovevi fare per le regionali, ma siccome tu come me sei persona troppo per bene, non l'hai fatto quando forse la si doveva fare. E allora io non vi voglio più tediare, ringrazio tutti i presenti, vi potrei nominare uno per uno, però vedere le facce che storicamente sono state vicino a me negli ultimi 15 anni e vederle ancora qui, mi fa molto piacere, mi fa venire i brividi, vuol dire che alla fine dico non ci sono stati soltanto discorsi di do ut des, ci sono rapporti personali e ci sono rapporti che ancora adesso ci legano, familiari e soprattutto di stima, che è la cosa più importante, perché vedete l'amicizia e la stima, vero, molti dicono che in politica non esiste, non è vero. Con Edi ci siamo conosciuti, anzi i nostri genitori si conoscevano dal 2007, dal 2007 abbiamo fatto tutte le campagne elettorali, siamo arrivati al 2024 e siamo ancora qui vicini. Ora io vorrei dare, Angelo non vuole parlare, lui è l'organizzatore di tutto comunque, Angelo Quanto che è stato, che storicamente, già consigliere comunale, è stato storicamente vicino sempre alla mia persona, nel bene e nel male, il professore Sequenzia, l'ingegnere Ullo, cioè voglio dire, non vi voglio più tediare e passo la parola a Valeria, grazie sempre ragazzi, grazie amici, grazie. Grazie Enzo per insomma, le tue parole, per l'impegno, grazie ad Angelo per insomma, averci ospitato qui oggi. Vorrei adesso dare la parola per un saluto anche a Roberto Getulio, che è già stato consigliere provinciale e componente della segreteria provinciale di Sud Chiama Nord, e ne approfitto per ringraziare tutte le tesserate e tesserati di Sud Chiama Nord, i vari comitati, i cittadini provinciali che si stanno spendendo sul territorio per questo progetto e per far crescere comunque il nostro partito. Grazie mille, allora buonasera a tutti. Caro Cateno, noi ti diamo il benvenuto ovviamente a Floridia, ti faremo vedere che questo progetto che tu hai creato da tanti e tanti anni fa, abbiamo avuto la soddisfazione di avere un deputato nazionale, un senatore eletto solo con la forza della Sicilia. Oggi questo progetto ci dà la possibilità di votare una lista libera, una lista fatta di uomini, persone per bene, persone che stanno girando a dire quello che già hanno fatto, come l'amico Edi Bandiera. Quindi quando gira non dirà io farò se sarò eletto, no, io già ho fatto, quindi ho dato dimostrazione di quello che so fare perché conosco la macchina amministrativa, come il grande Cateno De Luca nei 4 comuni che ha amministrato. Quindi oggi l'8 e il 9 abbiamo la possibilità di votare liberamente, senza nessuno che ci deve fare giochetti psicologici, di votare un progetto di libertà, il progetto di Cateno De Luca, che non finirà all'8 e 9 ma continuerà, e sono sicuro che continuerà con l'elezione di Cateno De Luca a presidente della regione Sicilia tra qualche anno. Quindi un in bocca al lupo, e dobbiamo veramente impegnarci ognuno di noi perché mancano pochi giorni. Quindi il mio volevo essere solo un saluto, grazie Cateno per quello che stai facendo e soprattutto per quello che farai insieme a noi, grazie Cateno.
Grazie, grazie Roberto. Lo dicevamo ai nostri candidati, uomini e donne che rappresentano concretamente il territorio, che ne conoscono ovviamente le problematiche. Edi Bandiera, oltretutto già assessore regionale, meglio di chiunque altro certamente conosce il territorio e quelle che sono anche le problematiche di quelle attività produttive, di quella parte del tessuto sociale di cui noi ci stiamo occupando anche con la lista Libertà, perché alcuni punti del nostro programma riguardano proprio quei settori. E allora ecco che in campo scegliere anche persone che conoscono il territorio e che possono concretamente portare la nostra voce in Europa può fare la differenza, in questo caso Edi Bandiera. Grazie Valeria e buonasera a tutti. Consentitemi di ringraziare veramente di cuore Angelo, Guardo, Salvo Burgio e tutti voi. Conosco ognuno di voi e quanto vi siete spesi per darci il piacere di accogliere qui Cateno De Luca, che col suo lavoro, col suo sudore, col suo instancabile sacrificio è ormai un leader politico nazionale riconosciuto e, lasciatemi dire, acclamato. È molto bello poterlo avere qui, è molto bello trovarvi presenti in tantissimi altri, vedo che man mano vanno arrivando. Io non voglio dilungarmi, anche perché ci conosciamo più o meno con quasi tutti voi negli anni, grazie al lavoro che hanno fatto gli amici qui presenti, vero Luigi? Mi avete sempre sostenuto, mi avete consentito anche in momenti elettorali, in campagne elettorali difficili, dove chi guidava il paese era schierato assolutamente in maniera forte, mi avete sempre consentito di brillare a Floridia con centinaia di consensi e, come dice sempre Salvo, facendo campagne elettorali, come nel nostro stile, sempre a mani nude. Bene, adesso siamo dinanzi alle elezioni, ecco la schiena dritta, adesso siamo dinanzi a queste elezioni europee, grazie a Cateno De Luca il nostro territorio ha nella lista Libertà un proprio rappresentante, bontà vostra avete detto di competenze più o meno riconosciute, lei fatemela dire una cosa, abbiamo uscenti 8 eurodeputati, io non ne ho sentito uno andare in un comizio e dire una cosa che ha fatto in Europa. Hanno perso la memoria, hanno cancellato il loro passato, sono stati a Bruxelles, a Strasburgo 5 anni, ma uno che ha detto una cosa che ha fatto lì non lo abbiamo. Così come dobbiamo stare attenti, amici, perché in tanti sono in campo a cercare ancora una volta di spogliare il nostro territorio di rappresentanza. Noi siamo carenti in fatto di rappresentanza e quindi non me ne vogliono gli amici delle altre province, ma è giunto il momento in cui i nostri territori si stringono attorno al proprio candidato e lasciatemi dire che per volere di Cateno De Luca l'espressione in questo momento migliore in termini di rappresentanza del territorio e di conoscenza di temi fondamentali che sono in Europa ce l'abbiamo noi e questa volta si chiama Edi Bandiera. Grazie amici per la vostra presenza, per il vostro impegno, viva Cateno De Luca, viva Libertà e se vi va datemi una mano, dateci una mano per portare il nostro territorio in Europa. Grazie. Grazie, grazie Edi Bandiera. Lo dicevamo in apertura, questo voto dell'8 e il 9 giugno è un voto che riguarda il nostro progetto politico. Votare Libertà l'8 e il 9 giugno significa consentirci di portare avanti quel progetto che abbiamo avviato, che già nel 2022 con le regionali del 25 settembre ci ha consentito di assumere un ruolo importante in Sicilia come prima forza politica. Ecco, il voto dell'8 e del 9 giugno in prospettiva è un voto per Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Grazie per questo ulteriore momento di confronto. Oggi ancora di più abbiamo toccato con mano qual è il pizzo legalizzato che facciamo pagare alle nostre imprese, ai nostri imprenditori, a coloro che ormai lavorano, producono per un socio che pretende sempre di più. Siamo arrivati, questo vale per tutti, ma in particolare per chi ha scelto di professione il rischio, che è l'imprenditore, l'impresa, e che oltre a fattori che lo riguardano, in una terra difficile come la Sicilia è collegato a fattori che sono spesso
incontrollabili o incalcolabili. Un socio che ormai ha raggiunto quasi il 70% della partecipazione nei nostri sacrifici, nella nostra vita, tra imposte dirette e indirette, tra tributi, tra accise, tra l'aria che respiriamo. Ed è ovvio che questo presuppone anche, dall'altro lato, un servizio o servizi correlati a quello che ci viene prelevato. Ma così non è. E noi lo vediamo ogni giorno che passa. Intanto c'è questo rapporto con l'Europa che, a conti fatti, non ci ha portato alcun vantaggio. Siamo alla mercé degli stati più forti che dettano i tempi, le condizioni, e noi siamo all'interno di questo sistema come gli incaprettati. Più tiriamo la corda, più ci soffochiamo con le nostre mani. E la cosa peggiore è assistere in questi giorni all'atteggiamento delle forze politiche che in relazione all'Europa e ai loro rapporti incestuosi assomigliano a quella pubblicità che lanciavano ai miei tempi, quel famoso profilattico che l'insegnante trovava a scuola, nell'aula. Ce l'avete presente? No, io sì. L'insegnante a un certo punto ha fatto così. Lui sì. Ah. Non c'è niente di strano, guardate. L'insegnante a un certo punto trova un profilattico lì, nell'aula. Va bene, arriva, lo prende, lo alza e dice agli studenti: e chi è? E di chi è? Muti. Ora, ci siamo trovati con questi partiti nella stessa condizione. Cioè, chi è che sta mantenendo in piedi questa Europa liberticida? E in questo momento vediamo che gli euroscettici, i nuovi euroscettici, ma sono i partiti italiani che hanno votato la PAC, che non hanno fatto le barricate. Le politiche agricole comunitarie sono state votate da tutti i nostri partiti. Poi se lo hanno fatto perché hanno preso la busta o meno, tanto lì le lobby sono ufficiali, lì si paga. Là si danno soldi e si prendono soldi. Ci sono le lobby costituite regolarmente. Pensate che sta qui. E certo, le valigie sono state scoperte in alcuni, no? Perché oltre a quelli ufficiali, preso pure quelli in nero. E noi veniamo svenduti in queste relazioni, nel combinato disposto dell'articolo vatta la pesca, che sembra niente. Poi si scopre che magari serve per finanziare l'industria delle carni sintetiche o della farina di grilli. Questo è l'Europa. In questo momento, avendo ormai chiara l'idea che gli italiani sono stanchi di questo tipo di rapporto, perché noi stiamo continuando a perdere competitività. Ora, come ci sarà l'insaccata sulle nostre spiagge, perché non è che ho visto i parlamentari europei che nel momento in cui è stata emanata la Bolkestein si sono fatto le barricate per evitare che ora le nostre spiagge
vadano a finire nelle mani di gruppi internazionali che ovviamente hanno grande interesse a prenderle. Ecco, esatto. Vi ricordate quando c'è stata la Meloni che ha fatto un vagito? Stiamo parlando della Meloni, Giorgia, io più ho bisogno sempre con la pompa in mano, La pompa della benzina! Vi ricordate quando, Giorgia, sei un incubo di tutti gli italiani ormai? Perché l'hai promesso a tutti che avresti abbassato le accise. Ce l'ha detto tu, ci hai fatti i conti romano, vi ricordo, no? Su 50 euro, il 70% di ciò che hai pagato quando hai fatto tu benzina sono il fisco che ti è spuntato lì, ti sei pure impaurita. E su 50 euro 15 andavano solo a benzinaio, poverino. Se rifai lo stesso pieno, probabilmente a benzinaio in questo momento ce ne vanno 10 e 40 vanno a fisco. Perché dopo le puttanate che ci avete raccontato in campagna elettorale negli ultimi 24 mesi, stiamo peggio! Questa è la verità! Ma ora state attenti, perché ci sarà il Grande Fratello che vi guarderà dall'alto. E questo Grande Fratello si sono resi conto, come si chiama, redditometro, come si chiama? Gli era scappata di mano la sottosegretario, non mi ricordo come si chiama, che è il tecnico che, tipo quello che fa l'alchimia, no? Gli è sfuggita di mano ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Ora è stato sospeso, perché siamo in campagna elettorale. Chiaro, per 15 giorni sarà sospeso, dopodiché quello più IVA, come si suol dire, ormai si lavorerà per presunzioni, in base alle presunzioni tu intanto devi pagare, poi ne parliamo, ecco cosa ci sta riservando la Meloni, però quando le puttanate escono fuori lei subito blocca. Scusa, Leo non è un uomo tuo. Maurizio Leo. Non è un uomo tuo, non è il tuo tecnico. Ma prendi le distanze. Come tuo cognato Lollobrigida. L'altro che io non so, io non lo saprei definire. Quello che fermò il treno. Non solo fermò il treno, perché doveva andare, non so dove, gli scappava la pipì, non lo so che ti è successo, Lollobrigida. È la prima volta che un ministro blocca il treno. Perché deve andare dove? Abbiamo una riunione politica, non lo sappiamo, bravo però, va. Però l'abbiamo visto la considerazione, l'altro giorno gli è scappato di bocca, perché uno che in un certo modo ha voglia che tenta di comprimersi, poi esce al naturale. E l'altro giorno l'abbiamo visto in aula, durante il question time, c'è stato un parlamentare del nord che gli ha posto la questione riguardante la siccità, eccetera, eccetera, eccetera. E lui risponde molto candidamente. Per fortuna che la siccità ha colpito il meridione, in particolare la Sicilia, e non ha toccato le vostre zone dove ci sono i vitigni vocati, i vitigni possibilmente le quote comprate qua a 4 soldi e portate lì. Zaia ne sa qualche cosa, signori. Di cosa stiamo parlando? Ecco cos'è che ci governa in questo momento. Però l'operazione compravendita di voti funziona sempre. Ci fa lo sconto sul cuneo fiscale, ci dà 50 euro, con il famoso 80 euro all'ora di Renzi 2019, e noi ci facciamo comprare. In continuazione. Ma il problema è che ci compra sempre con gli stessi soldi nostri. Con i nostri soldi, perché non è che ce li ha nel cassetto, sai, ho risparmiato perché ho tagliato queste puttanate, ho tagliato questi enti, ci siamo tagliati
le indennità, abbiamo eliminato anche quelli che erano i vitalizi pregressi. No, io faccio uno scostamento di bilancio, cioè me ne vado e faccio altri 30 miliardi di debiti, perché le leggi di stabilità che ha fatto la Meloni sono state fatte a debito. La prima con 20 miliardi, la seconda con 30 miliardi. Cabriolet, pagherò, chiamiamoli come vogliamo. Tanto poi pagherete con gli interessi. E ha preso e vi ha dato un po' di soldi. Ci ora disseminiamo 50 euro al mese per un anno. Poi vediamo se abbiamo i soldi dopo se ne parla. Chiaro? Intanto con i vostri soldi si è comprata i vostri voti. Punto. E io le cose le chiamo con nome e cognome, perché questa è la volgarità della Meloni e dei suoi compagni di merenda. Ma ora, ovviamente, cambierà regime, perché si arriverà a una nuova dittatura 4.0 che si chiama premierato, perché vuole garanzie che chi vince deve governare. Se il premier che viene indicato, nominato, eletto, ci sono gruppi di parlamentari che l'abbandonano, si deve riandare a votare. Il principio di per sé può avere un fondamento, però facciamo il ragionamento opposto. E se chi viene eletto premier ha fatto una campagna elettorale raccontando stronzate, promettendo cose irrealizzabili, è stata talmente brava a coinvolgervi, ad estorcervi il voto, e quando arriva lì fa tutto l'opposto, chi è che garantisce il popolo dai truffatori e dai truffaldini del voto? E già la Meloni è una di queste. Perché? Perché le promesse che ci hanno fatto già 2 anni fa non è stata mantenuta una. Da blocco navale per i migranti, alle accise, all'abolizione del canone Rai, all'abolizione della Fornero, alle pensioni minime a 1.000 euro al mese. Cioè, vi siete comprati i voti già, sparando stronzate. E allora ora mi chiedo, cara Giorgia, chi è che tutela gli italiani dai truffatori del voto come voi? E allora vorrei un premierato al contrario. E cioè, che fate l'elenco dei punti su cui vi impegnate, fate il cronoprogramma entro i tempi in cui li fate, e nel momento in cui non si verifica, dovete decadere e andarvene a fanculo. Ecco, semplice. C'è più chiaro di così? Ho capito. Oppure, lo sai che c'è? Te la faccio io una proposta seria. Giorgia, piuttosto che avere una nuova dittatura 4.0 con l'olio di ricino e le purghette che hai preparato, perché l'abbiamo visto anche col Fondo Sviluppo e Coesione di qualche settimana fa, Giorgia è venuto in Sicilia, si è messo d'accordo con l'ologramma Schifani e noi stiamo verificando le condizioni per denunciarli per voto di scambio. Perché che hanno fatto? Hanno preso quei miliardi che già erano nostri dal 2021, perché la programmazione 2021-2027, questa quando è arrivata al governo l'ha bloccata, ha fermato tutto, ha messo in difficoltà i comuni, anche con le gare avviate l'hanno dovute bloccare, ha accentrato tutto, si sono fatte le loro operazioni. Dopodiché è spuntata simpaticamente in Sicilia, quasi con l'aria di quella che ci stava dando 6 miliardi e 8 meno i 2 miliardi
che hanno destinato per il ponte sullo stretto di Messina, dopodiché che le strade sono impraticabili, che vai ad Agrigento e l'acqua in questo momento non c'è, che l'agricoltura è in ginocchio e il 40% di produzione, per esempio, è stato detto oggi per quanto riguarda le olive e quindi di olio, per mancanza d'acqua quest'anno non ci sarà, quindi un calo del 40%. Cari signori, di tutto questo non gliene fotte niente. Viene, prima verificano i sindaci amici loro, stabiliscono quanto dargli e gli danno al 40% dei sindaci siciliani iscritti al loro partito lì, che stanno votando per loro, gli hanno dato i soldi. Agli altri sindaci no. E centinaia di migliaia di euro sono stati spesi per fare i progetti cantierabili, che ora ovviamente vanno a Ravengo. Giorgia, sono queste le cose di cui ci stiamo occupando. Questo è voto di scambio, siete venuti a comprarvi voti tenendo a guinzaglio i sindaci. Fate schifo, nessuno si era mai permesso di arrivare a questo livello di volgarità. Giorgia! Ecco qual è il quadro nel quale ci stiamo muovendo. E allora la proposta. Prendiamo la normativa che disciplina l'attività di noi sindaci. Per esempio, viene eletta direttamente come sindaco. Dopodiché viene eletta sulla base di un programma come sindaco. A un certo punto, mi pare che da un anno dall'insediamento, dopo un anno e mezzo, il sindaco può essere sfiduciato. Chiaro? Può essere sfiduciato. E si va a casa. Ma si parte da motivazioni precise sulla scorta del programma. Questo è il ragionamento. Noi vogliamo essere garantiti dalle persone come te, che vendono stronzate. E sei recidiva. E quindi non ci possiamo fidare. Ci è bastata già la prima volta. Allora, rispetto a tutto questo quadro, vedete, il mondo delle imprese, per rimanere in tema, è ovvio che non capisce questi riti, queste cose, anche rispetto a quelle che sono le dinamiche dell'impresa, le sue necessità. Quando alcuni hanno a che fare col demanio, è meglio che, come si suol dire, si programmano un eventuale inserimento in bilancio degli investimenti almeno a distanza di 5 anni o 10 pure. Una mia amica di Brescia, imprenditrice abbastanza importante, mesi fa, ci vediamo, mi fa, devi venire, non mi ricordo se era in un paese dell'estero, in questo momento non mi ricordo quale, ci sto aprendo il quinto stabilimento lì. Ma scusa, perché non investi in Sicilia? Perché hai paura pure tu della mafia? No, ma quando mai? Guarda, ti parlo chiaramente. Se dimmi, da quello che ho sentito dire da miei colleghi imprenditori, voi avete un problema peggiore della mafia in Sicilia. Se qua, cioè, mentre vi dicono che alla fine lì è una questione solo di prezzo e basta, chi decide di pagare, invece c'è un altro fenomeno che è molto più pericoloso, dove il prezzo è indefinito, e i tempi pure. E per chi come me riceve, fa investimenti con il sostegno di alcuni contributi europei, mica io posso rischiare di entrare nella blacklist e per 10 anni non avere più finanziamenti. Io in Sicilia non ci verrei mai.
perché non c'è un interlocutore. Se ne trovi, devi cominciare a pagare il pizzo alla politica. Dopo che discuti con la politica e pianifichi, devi parlare col dirigente o chi per lui. Ma il problema non è manco questo, è che nessuno è in condizione di dirmi quando comincia a pagare e quando posso mettere a bilancio l'investimento che faccio. Ecco che cosa è la Sicilia oggi. Quando noi parliamo di pizzo legalizzato, è questo. Sono tutti disagi che e i costi che noi facciamo pagare al mondo produttivo per mancanza di volontà o non si sa per quale ormai arcano mistero. Ho girato tutta la Sicilia e vi posso certificare che il territorio più dissestato in termini di collegamento è Enna. Mi sono spaccato la schiena quel giorno. Ho girato Enna, sono arrivato nelle zone di Nicosia, poi abbiamo attraversato per arrivare a, Piazza Armerina. Piazza Armerina abbiamo fatto prima, siamo arrivati nelle Madonie, a, mi ricordo il comune come si chiamava, non era Liminusa, Alimena, abbiamo chiuso a mezzanotte con cominciato Alimena. Un territorio dissestato. Poi ti ritrovi a Regalbuto con aziende di 200 dipendenti piazzati lì, aziende che hanno subito per due volte anche l'attentato per non aver pagato il pizzo, aziende che nonostante i collegamenti che dipendono da che cosa? Dipendono dall'ex provincia e quindi dalla regione, sono pure costrette a non poter usare tir di una certa dimensione. Pensate quanti costi in più l'azienda che, può, che deve anche munirsi di serbatoi particolari perché l'acqua arriva a rate. Ma quanti costi in più sta pagando questa azienda rispetto ad altri e rispetto all'attività che fa? L'attività che fa la può fare in qualunque parte del mondo. Anzi, se si spostasse da lì per avvicinarsi al mercato che ha, che è nel nord, è ovvio che guadagnerebbe realmente. Mentre lì si parla di sopravvivenza. Voi vi immaginate quando un comune di 6.000 abitanti, come Regalbuto, un'azienda di quelle praticamente con ciò che versa di imposte anche al comune, fa campare il comune. Ma se un'azienda del genere se ne va, con 200 padri di famiglia là della zona, cosa succede? Come dovremmo definire noi i nostri imprenditori in una regione dove hanno la tassazione al massimo per colpa della politica, per i suoi disastri? Questo è il ladrocinio. Quindi è ovvio che si tratta poi di vero amore per la propria terra. E lui me l'ha detto, me l'ha spiegato. C'è questa azienda, l'ha fondata mio padre 40 anni fa. Io me ne potrei andare subito. Questa azienda fa degli impianti particolari per il risparmio idrico. Quindi, ripeto, potrebbe farlo da qualunque parte, non c'è la materia prima lì, lavora la plastica, eh? Non è che c'è la materia prima, c'è la miniera a Regalbuto, per cui ci sai, la miniera è qui. Deve stare lì, no? Nonostante tutto, ce l'ha fondata mio padre qui e io continuo a resistere. Ci sono aziende come le mie in altri luoghi dove ovviamente hanno un margine di guadagno
rispetto a me del 50% in più. Però voglio continuare, ma almeno quello che dipende dalla politica. E addirittura è arrivato, gli ha spiegato, io gli ho detto anche al commissario della Libero Consorzio, che ora si chiama così, che gli avrei fatto pure il progetto cantierabile, che già di per sé era un investimento di 100.000 euro circa, perché l'intervento da fare è di circa 1,5 milioni. 1,5 milioni, una cazzata. Cioè, e di queste cazzate, lo sapete quanto ce n'è da fare che risolverebbero problemi importanti? Ma sommando queste cazzate arriviamo al miliardo, no? E poi mi si dice che in questo momento è meglio fare il ponte, prendere 2 miliardi e fare il ponte, che ce ne vorranno poi ancora altri 10, e poi ancora altri 10, perché anche i cretini sanno che un'opera che ha 10 anni di realizzazione come tempistica almeno avrà 3-4 revisioni prezzi. Infatti abbiamo anche qui il progetto, magari ci fosse un progetto, la stronzata di previsione 13,5 miliardi, nel documento di economia e finanza è 15 miliardi per quelle che sono qualunque tipo di lavoro, lo sanno tutti, in 10 anni almeno è già 20 miliardi. E a chi è che rapinano i soldi intanto per fare il presunto progetto, le indagini, l'inaugurazione, come si suol dire, della prima pietra? Tolgono la cassa, perché il Fondo Sviluppo e Coesione è programmazione 2021-2027, quindi significa che già ci hanno tolto la cassa per i primi 2 anni. E come ci hanno tolto i soldi dei primi 2 anni, chi ci dice che avendo questi personaggi, questi servi sciocchi dello Stato, come l'ologramma Schifani, non continueranno a rapinarci la cassa? Ecco in che clima siamo entrati oggi. Ed è ovvio che ti poni la domanda, ma perché nessuno in questo momento pensa che già per arrivare da qua al ponte è un viaggio della speranza? Ma perché nessuno pensa che noi non siamo più orgogliosi di avere la monorotaia dei Borboni, che andrebbe cambiata, che andrebbe sostituita? Perché non c'è nessuna città d'Italia che nella stessa regione il collegamento ferroviario impiega 14 ore, da Trapani a Ragusa. Salvini, prova, perché non provi? Prova! Posto di fare, di giocare con i Lego col ponte, tipo Bimbo Minchia, fatti un bel giro da Trapani a Ragusa col treno. Ma d'altronde l'ha detto tu, fino a 4 anni fa, eri tu Salvini, che dicevi che i siciliani non avevano bisogno del ponte perché c'erano i treni che andavano a gasolio, mi ricordo che cosa ha detto, e quindi andavano fatti prima e risostituiti i treni. E che da quando ha cominciato a frequentare il salotto di casa Verdini e cambiare idea, certo. Quanto tira, punta. Per favore, non voglio andare oltre, il resto lo lascio a voi. Come si può votare per questi truffatori? Spiegatemelo. Ecco, abbiamo solo declinato fatti, mica qua stiamo parlando, sono fatti che abbiamo citato. E allora noi, sulla scorta di questi fatti, diciamo fatevi la vostra riflessione. E chiudo, vi lascio che ora andiamo a Siracusa. Gli ultimi 2 fatti di riflessione però dobbiamo dire. Qua vedo un uomo che è stato fatto fuori dalle lobby perché rompeva i coglioni. E certo, tu dementiste, vai da Blocca Nave, che buttava il grano fotufo, interviene su quella, è ovvio che poi figlio che te fanno fuori, non pensare che, certo che hai sbagliato, dovevi essere servo sciocco e dava stare muto, macinava le capite? E lo sapeva, non è che è cosciente, però ha dimostrato che uno di quelli
che la poltrona non ce l'ha attaccata al culo. La poltrona si usa come servizio, come missione. E nel momento in cui si mette a repentaglio per essere onesti nei confronti dei siciliani, basta. Ne hai guadagnato in dignità, se no oggi non eravamo assieme. Guarda. L'altro fatto sono io. Non si amministrano 5.000 comuni a caso. Ci sarà un motivo. Significa che gli impegni che io ho assunto, dove mi hanno dato la possibilità, l'onore di poter amministrare, gli impegni l'ho mantenuti. E quindi poi, come si dice, sparsa la voce. Sai che dove uno che mantiene gli impegni e faccio un po' tipo l'elefante nella cristalleria che quando entra nei palazzi municipali rompe tutto e ricompone le cose a modo suo, e certo, se cercare me vuol dire che non funziona un cazzo da voi, e quindi è ovvio che io devo smontare tutto. E faccio così. E dopodiché mi passo il testimone ai giovani. Io giovani proprio me li porto con me nelle giunte. Li formo, li faccio vivere con me e gli passo il testimone, perché il mio motto è stato sempre 5 anni e non un giorno in più. Mi faccio il mio giro, sistemi e disastri degli altri ereditati, e poi passa un altro comune sgarrupato. Nel frattempo ho formato una squadra e le comunità dove io ho fatto il sindaco l'hanno sempre puntualmente eletti. Quindi che cosa significa? Che anche quando io ho deciso di andarmene, perché ancora non sono stato sconfitto da nessuna parte, e allora la considerazione o l'amore, chiamatelo come volete, è stato talmente forte, sincero, da fidarsi della squadra che io ho indicato per portare avanti il lavoro dopo di me. Ecco, questo significa coinvolgere i giovani e aprirgli le porte dei palazzi. Questo è. Se dai giovani, a che servono a citarli in campagna elettorale? Questo è l'altro fatto. E allora, non dobbiamo aggiungere altro. Ciascuno di voi sa bene chi siamo. Può interrogare ormai tutte le banche dati del mondo. Quindi, ovviamente, nell'interrogazione state attenti, eh? Perché vi usciranno ancora i titoloni arrestato De Luca. Poi vedete in necrologio il piccolo, quindi dovete andare attento a trovarlo, assolto De Luca. Questo fa parte di quello che io dico, la supercazzola in questo momento di cui si discute, no? La separazione delle carriere. No, il tema della giustizia è un altro, la durata dei processi. Io ho avuto 16 processi, 2 arresti, 12 anni di tritacarne giudiziario per arrivare a dimostrare la mia innocenza totale. E ora aspetto, abbiamo aperto ora, 15 giorni fa l'udienza, che devono stabilire quanto mi devono dare di risarcimento per ingiusta detenzione. Vediamo se riusciamo, le facevo una cena a base di pisci, perché i tabelle mi hanno detto 50 euro al giorno, 60 euro. Questo è. Chiaro. E poi mi ritrovo che ho una causa civile per regolamento di confini che è 16 anni che dura. Ora, non pensate che il vero problema della giustizia è la durata dei processi, piuttosto questi che si scorrono a monte per una questione di potere, sempre di potere. E allora, cari miei, ci può anche stare, guardate, discutere di separazione o non separazione, ma c'è un problema più grande quanto una casa, che non è risolto dalla separazione delle carriere o meno. Perché? Perché una politica seria sul sistema giustizia non si è mai fatto. Perché io so chiaro, ti metto in condizione di operare, perché io sono stato interrogato anche in una stanzetta in sottoscala, credetemi, di 10 metri quadrati in 4, e penso un giudice là dentro che si passa 10 ore, ma in che condizioni vive? Anche psicologiche. Ma parliamoci chiaramente. E allora il tema ora è molto semplice. Io investo
e ti metto nelle condizioni di essere anche a passo con i tempi, con la digitalizzazione e quant'altro. Tutto, ti metto in condizioni tutto. Dopodiché, caro mio, un processo di questa tipologia non deve durare più di 6 mesi. Ti affare l'udienza sabato e domenica, però cazzi puoi. Io ti metto in condizioni di correre, ti do la Ferrari e tu ora corri. Ecco, questo significa essere seri. Da ambo le parti, attenzione. Diversamente, è inutile. Continueremo sempre con la logica delle supercazzole. Bene, 8 e 9 di giugno sapete come votare. Un bel segno d'amore su libertà. Avete un esponente che, vi permetto di dire, non per non, da togliere gli altri candidati, c'è la Siracusa, qua c'è la Cassazione, e quindi anche qua non ci sono, guardate, da questo punto di vista, titubanze. Votate libertà, scrivete bandiera, si legge De Luca. Grazie. Oh,